settimane dalle elezioni regionali in Campania, in programma il 20 e il 21 settembre prossimi, abbiamo raccolto ai microfoni di TV City le opinioni dei cittadini torresi. Lei andrà a votare per le regionali? Sì. Secondo lei, tra De Luca, Caldoro e Ciarambino, chi è il favorito alla presidenza della Regione Campania? De Luca, penso. Perché? Perché vedo che si è dato un po' da fare. Secondo lei ha gestito bene questi mesi di emergenza? Per me sì. Perché gli altri non li ho visti né sentiti proprio, veramente, nel periodo del Covid. Poi per il resto non le so dire. La cittadina torrese, che cosa chiedere a quelli che hanno scelto di candidarsi alla regione? Di fare qualcosa per l'ospedale, veramente. Per l'ospedale Maresca, perché è importante per noi cittadini. Ci penso prima. Questa città di che cosa ha bisogno? Che cosa chiedere ai politici? Tutto. Sono ben decise, perché ognuno pensa i fatti loro. Se ti serve un aiuto, tu trovi le porte chiuse. Però loro sono sempre presenti prima delle votazioni, dopo non ti pensano per niente. Che cosa chiedere ai torresi che si candidano per andare in regione? Che cosa devo dirti? No, io di politica non ne capisco. Speriamo che sale, che dà un aiuto alle persone anziane e tutto di più. Rifiuti e sanità, le problematiche più urgenti da affrontare e risolvere, secondo gli intervistati. Che cosa chiedere ai candidati? La prima cosa è la spazzatura, senz'altro. Poi ci sta tanto da fare. Penso che dia per favorito De Luca, penso. Non è che sono molto dentro a queste cose. Secondo lei ha gestito bene questi mesi di emergenza? Penso di sì, è una cosa che è capitata per la prima volta, quindi penso di sì. Bisognerebbe fare la verifica con qualcun altro. Assolutamente dobbiamo votare. De Luca, Caldoro, Ciarambino, secondo te chi è il favorito? Non lo so, credo De Luca. Per molti il governatore uscente Vincenzo De Luca è il favorito, ma ci sono anche quelli che si dicono sfiduciati e demotivati e non andranno a votare. Ho schifato tutte io. Ti devo perdonare di questa parola, io ho schifato tutta la politica. Perché? È perché quando si vanno in politica penso soltanto agli interessi loro. A noi anziani non ci pensa nessuno. Questa è la problematica. Allora io ci tenevo a votare un po' la destra, ma anche la destra non mi sta piacendo. Fa solo chiacchiere. Noi vogliamo vedere i fatti, cara signorina, capite la discussione. Vanno a potere e la città è morta. La città è sporca? È sporca, sporchissima. Noi facciamo la differenziata. Ma che differenziata quando voi non vendete l'immondizia? Questa è la città di Torre, che è una bellissima città, non so se è grande. Forse adesso siamo arrivati a 80.000, prima eravamo più di 100.000. Stanno andando via perché la città non offre niente. Abbiamo porto, abbiamo questo. Le pinete, se lei ci fa fare una merda, tutte bruciate, tutte abbandonate. Allora questi amministratori che vengono, noi li votiamo, cosa fanno? Non mi sbilancio. Che cosa... De Luca sicuramente è uno dei favoriti. Che cosa chiedere ai torresi che si candidano per la regione? Che cosa chiede ai torresi? Un po' di pulizia in più, perché veramente stiamo in uno stato di abbandono generale. De Luca, Caldoro, Ciarambino, chi è il favorito alla presidenza della regione? Caldoro. Lei sceglierà Caldoro? Sì. Mi piace molto De Luca. Quindi lei voterà De Luca? Certo, sempre. E invece ai torresi che si candidano per le regionali, che cosa, i cittadini che cosa chiedono? Chiedono di dimezzare i parlamentari, certamente, un po' di pulizia a Torre del Greco. La città è sporca? Molto, molto abbandonata. Quindi questo sistema del porta a porta non funziona? Ma non funziona perché è una cosa che la torre è piccola, ci sono molti vicoli e non è buono, perché passano macchine, non prendono questa spazzatura proprio tutti i giorni. Sempre così, non funziona. Il problema principale che affligge Torre del Greco è sempre l'immondizia. Cioè, a primo impatto non è stato quello dei migliori, perché cambiano le amministrazioni comunali, ma non cambia mai il problema dell'immondizia. E penso che questa sia una piaga da sconfiggere in maniera prepotente, forse. E non so in che modo. Penso che in primis forse va dato atto ai cittadini per quanto riguarda la mentalità proprio di inquinare il meno possibile, avere una coscienza di raccolta differenziata che deve essere abbastanza netta.
penso che per come ha gestito la regione De Luca parte in pole position, cioè, diciamo che forse anche per quanto riguarda non solo la gestione ma anche per quanto riguarda il De Luca uomo, soprattutto in merito al rapporto, il suo rapporto con i social, con le dirette che l'hanno erto un po' anche a personaggio, ha avuto molti consensi, quindi penso che forse la popolazione voterà anche in virtù di questo. E fondamentalmente se uno porta dei risultati è anche giusto che venga premiato.